non temere le avversità, perché esse mettono l'anima ai piedi della croce e la croce la mette alle porte del cielo, dove troverà colui che è il trionfatore della morte, che la introdurrà negli eterni gaudi. Cari amici, pace e bene a tutti voi e bentornati a Pietrelcina nella chiesa parrocchiale, il santuario di Padre Pio e della Vergine Santa. E come abbiamo ascoltato oggi dalla frase di Padre Pio, da questa sua parola che ci dà, ecco, il coraggio, l'energia, il vigore per vivere bene la nostra giornata, Padre Pio dice, introduce proprio così il suo pensiero, dice non temere le avversità. Non temere, non temere. Questa frase è bellissima, fratelli miei, e quanto più oggi abbiamo la necessità di essere esortati, di essere incoraggiati a non aver paura, non temere, non aver paura. Siamo presi da tante paure, è vero, siamo presi da tanti dubbi, siamo presi da tante perplessità, quante paure, ecco, pesano nel nostro cuore. Penso a dei genitori, no? Le paure dei genitori per il futuro, per l'avvenire dei propri figli. Penso alle paure dei giovani. Quanti giovani sono legati da tante paure? La paura di non poter superare un esame, la paura di non potercela fare negli studi, la paura di non poter trovare lavoro, la paura di non essere accettati, accolti da una società che vive nella mentalità dell'efficientismo, no? Avere paura di non essere accolti, avere paura di non essere accettati. Penso a tante paure anche che pesano sul cuore dell'uomo. E oggi Padre Pio ci dice questa parola, fratelli miei, che bello, non temere, non aver paura. Questa parola, questa frase, questo invito, essenzialmente ha la sua origine nella Bibbia. Anche nella Bibbia il Signore Dio tante volte l'ha pronunciata per i suoi profeti. Quando il Signore invitava un uomo, invitava una persona a diventare suo profeta, il profeta gli manifestava tutte le sue perplessità, la sua piccolezza, la sua fragilità, e Dio gli diceva non temere, io sarò con te, non aver paura, io sarò con te. Ma anche nel Nuovo Testamento, soprattutto i Vangeli dell'Incarnazione, no? I Vangeli dell'infanzia di Gesù sono pieni di questo termine, non temere. Lo abbiamo ascoltato, lo ascolteremo, lo ascoltiamo quando è il periodo di Natale. Non temere, l'angelo lo dice alla Madonna, quando la Madonna riceve l'annuncio e si sente incapace di portare questa novità così grande, l'angelo cosa dice? Non temere, Maria. Non temere, lo dice a San Giuseppe, quando anche Giuseppe si sente incapace di poter portare tutto questo peso, di poter portare, ecco, questa novità. L'angelo dice a Giuseppe, non temere di prendere Maria come tua sposa. I pastori, no? Ricordate, i pastori vegliavano nella notte, videro gli angeli, furono presi da grande paura. Gli angeli cosa dicono? Non temete, vi annunciamo una grande gioia. Fratelli miei, chi vive la novità del Vangelo, chi vive unito al Signore, chi vive realmente nella fede, nella preghiera, non ha da temere alcun male. E allora sentiamo rivolte a noi queste parole così importanti, sentiamo rivolte alla nostra vita, no? Queste parole così importanti, non temere. Oggi Padre Pio queste parole le dice a ciascuno di noi, a te che vivi una paura, a te che vivi un dramma, a te che vivi una fragilità, a te che vivi nell'incostanza della vita quotidiana, no? La disoccupazione, la mancanza di una casa, la mancanza di, ecco, la precarietà che ci fa tanto paura. Padre Pio ci dice non temere, non aver paura, perché chi crede, chi prega e chi spera non ha da temere alcun male. Certamente con l'impegno e l'apporto personale, ma anche di una società che garantisca, ecco, una vita più dignitosa. Allora, fratelli miei, a tutti voi, augurandovi di non temere nulla, di non temere alcun male, auguro una buona e santa giornata.